abbiamo la presenza di un miscelatore. Nel miscelatore viene inserita la sostanza stupefacente, l'eroina, con la sostanza d'amido. Una volta realizzato il prodotto miscelato con le percentuali giuste, viene utilizzata una pressa oleodinamica che il cui processo di lavorazione, una volta giunto a termine, produce un panetto compresso di eroina del peso di mezzo chilo. Senta, c'era questo rumore costante, è possibile che nessuno dei vicini di casa si sia lamentato, oppure qualche lamentela era già arrivata? Sì, può essere un rumore che per quelli che non sono esperti nel settore può essere confuso con un normale miscelatore da cucina. Per noi che lavoravamo da diversi giorni avevamo ben compreso che il miscelatore che lavorava di turno, anche in orari notturni, l'utilizzo era per altri fini. Come siete arrivati a quella casa? È stata un'attività intanto di informativa sul territorio, presenza di notevoli quantità di eroina, soprattutto sul mercato dello spaccio. Attraverso un'attività di ricostruzione dei vari passaggi siamo riusciti a localizzare l'appartamento. La droga era destinata? Ad altri grossisti, parliamo di una vera e propria raffineria di eroina.